happiest, and I want to share that with you over the rest of my life. Y su amor no dejó que nada se interpusiera en su camino. Les declaro marido y marido. Eccoci qua per una nuova edizione del nostro telegiornale del Nord-Est. Ben ritrovati amici che ci seguite, come dico sempre, dal Triveneto e in streaming da tutto il mondo. Grande festa quest'oggi, così ha twittato il Premier Renzi dopo il sì alla legge sulle unioni civili che ha visto la Camera primeggiare con un ottimo scarto sui no. Del resto si votava la fiducia e il rischio era di tornare a casa. I vescovi sono sempre più inviperiti, si parla addirittura di una deriva fascista, visto che il voto di fiducia viene indicato come un voto che non dà la possibilità alla Camera di discutere. Per la verità, se andiamo indietro con il tempo, di voti di fiducia ne sono stati fatti a iosa. Adesso, in questo momento o tra pochissimo, sarà il Senato a dare il sì definitivo, anche in questo caso il voto sarà il voto al governo, per la fiducia al governo, e da oggi per la prima volta in assoluto le unioni civili saranno legge, e cioè potranno sposarsi persone dello stesso sesso o anche eterosessuali possono convivere con tutte quelle regole che hanno i cittadini che invece vanno a celebrare le nozze in comune. Allora, attendiamo da un momento all'altro l'esito. La domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori, grazie Comisso, velocemente. Sì, grazie al direttore. È giusto realizzare e pagare piccoli o grandi villaggi per i rom? I nostri telespettatori hanno risposto per il 91% no, mentre il restante 9% ha risposto sì. E come abbiamo iniziato da ieri, un brevissimo servizio per capire cosa tratta la domanda che vi proponiamo. Unioni civili che dividono. Matteo Renzi incassa la fiducia con 369 voti, 193 contrari e 2 astensioni. Lo fa in un momento in cui gli italiani non hanno più fiducia in lui e il DDL Cirinna altro non farà che spaccare in due il Parlamento e il Paese. Si è fatta sentire anche la CEI con Monsignor Nunzio Galantino, che ieri ha parlato di una sconfitta per tutti. Preoccupazioni che il governo non intende stare ad ascoltare e il Premier si fa schermo con la retorica. Le leggi sono fatte per le persone, non per le ideologie. Per chi ama, non per chi proclama. Scriviamo un'altra pagina importante dell'Italia che vogliamo. La legge sulle unioni civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione, ma non le adozioni. Per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti come la reversibilità. Allora, prego la domanda e se volete potete rispondere ovviamente. Da oggi sono riconosciute le unioni... Aspettiamo che venga proposta la domanda dalla regia e poi andiamo. Da oggi sono riconosciute le unioni tra persone dello stesso sesso, siete d'accordo? Questa è la domanda, insomma da oggi, tra pochissimo il Senato licenzierà definitivamente la questione, sono riconosciute le unioni tra persone dello stesso sesso. Diciamo che c'è anche qualche piccola sbavatura, no, in questa legge, per esempio non viene vietata la poligamia in questa legge, mentre per quanto riguarda le altre persone c'è il divieto di poligamia, anche se in Italia per la verità
Ma è Italia. Molte persone che non sono autoctone, ma hanno la possibilità nel loro paese di avere più mogli, proprio in nome della religione possono avere più mogli. E allora cambiamo argomento, se volete potete rispondere. Maltempo in Friuli Venezia Giulia, è il primo servizio di Omar Costantini. Come anticipato, il maltempo è tornato in Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha diffuso un'allerta che riguarda l'intera regione, con un occhio particolare al Friuli occidentale, valido nei prossimi giorni. Una depressione, spostandosi dall'Atlantico verso la Slovacchia, nelle prossime ore interesserà anche la nostra regione, favorendo il passaggio di alcuni fronti che porteranno piogge anche abbondanti. Al verificarsi di tali eventi sono possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili forti colpi di vento durante i temporali. Maltempo pure in Veneto con piogge intense da questa mattina, le sia conforti. Pioggia battente da ore in tutto il Veneto con il rischio di fenomeni anche intensi e la Protezione Civile si mobilita anche a seguito del bollettino meteo emesso dalla regione che indica la presenza di una forte perturbazione tra la giornata di oggi e soprattutto quella di domani. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Basso Brenta Bacchiglione che interessa le province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso. L'avviso è valido dalle 10 di oggi alle 16 di domani, una primavera che certo assomiglia sempre meno ad un assaggio di estate, con buona pace per gli imprenditori turistici della costa che comunque per l'estate 2016 continuano a rimanere fiduciosi. Per domani ARPAV prevede a inizio giornata un'alta probabilità di precipitazioni, 75/100%, comunque più consistenti nelle zone centro-settentrionali della regione. Parliamo di maltempo, parliamo di esondazioni, parliamo di terremoti e subito andiamo con la mente alla Protezione Civile. Qui con noi abbiamo Fabio Bracini che è il coordinatore della Protezione Civile per quanto riguarda Pordenone. Pordenone che è stata al centro nel 2003 di un'esondazione da parte del fiume Noncello. Protezione Civile che nasce dopo il 6 maggio e che oggi è la numero uno a livello nazionale e possiamo dire a livello anche europeo, visto che quando accadono terremoti per esempio in penso ad Haiti o ad altre situazioni, chiamano la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a gestire le varie situazioni. Allora, so che sul ricordo del quarantennale del terremoto Bracini, da qui in avanti si andrà sino a settembre, perché a settembre ci sarà una dimostrazione che coinvolgerà tutti i cittadini, sbaglio? Esattamente, direttore. Grazie. Sì, noi abbiamo sempre in mente la Protezione Civile che entra e opera dopo un fatto disastroso tipo il terremoto o un'esondazione. Però per entrare e operare perfettamente dobbiamo prepararci prima con una forte formazione e anche con delle esercitazioni. In questo tema il Friuli Venezia Giulia ha organizzato per settembre, 15-18 settembre, un'esercitazione in tutta la regione e uno dei punti focali sarà appunto Pordenone, dove andremo a testare quello che è il piano di emergenza nostro comunale, che è già da 2 anni che lo abbiamo, però anche i cittadini poco conoscono. Quindi il nostro impegno sarà quello di far conoscere questo piano di emergenza e applicarlo in tutte le sue cose, dall'attivazione del centro operativo comunale alle aree di emergenza in cui la popolazione. Penso che per esempio al parco di San Valentino darete vita a un proprio e vero villaggio con tra l'altro colleghi che arriveranno anche da altre nazioni. Sì, sì, perfettamente. Con una scossa di terremoto è informatissimo. Del 5.6 esatto, scala Richter. Che sarebbe l'evento che si chiama tipo C, che viene gestito il 15 di settembre. Dal 15-18 di settembre, che è un ricordo, insomma, no? Esatto, la seconda scossa di settembre. E, il punto focale sarà appunto il parco di San Valentino, dove monteremo una tendopoli e arriverà la colonna mobile del Veneto,
che opererà con noi assieme a tanti altri comuni della provincia e anche comuni fuori regione dell'Abruzzo e del Lazio, e quindi collaboreremo insieme per fare questa cosa. Noi collaboreremo con voi appunto settimanalmente per allertare le persone, per far sì che poi i cittadini, perché quando dicono no, che ti chiamano durante le esondazioni, ah, non è arrivata la protezione civile, la protezione civile siamo noi tutti, Esatto. Non è che loro siano i servi di noi cittadini, siamo noi protezione, noi stessi siamo protezione civile. Quando davanti all'uscio c'è il ghiaccio, si prende il badile come fanno gli austriaci o i tedeschi, non è che devono arrivare loro, perché loro sono come noi, punto. Volontari. Cioè, volontari. Noi ci teniamo sempre a dire che la protezione civile è affare di tutti, cioè non è affare solo nostro. Ma qualcuno pensa, insomma, vabbè. È affare di tutti. Grazie, allora Barcini, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie ancora. E allora parlavamo di maltempo, parlavamo di piogge temporali e questa primavera che fa i capricci. Andiamo con l'Osmer e con Sergio Nordio, le ultimissime. Buona serata e ben ritrovati. È arrivata di nuovo la pioggia sulla nostra regione, anche in provincia di Pordenone, è stata piuttosto abbondante nel pomeriggio. Per quanto riguarda le prossime ore, dopo una breve pausa nella serata e nella notte, c'è un altro fronte che arriverà su di noi domani mattina e ci aspettiamo questa volta temporali un po' più diffusi sul nostro territorio, quindi nella mattinata di domani ci sarà questo passaggio di un fronte che appunto genererà instabilità atmosferica, scirocco sulla costa, prima poi soffierà il libeccio, il vento da sud-ovest, e ci aspettiamo appunto localmente delle piogge abbondanti, forse anche intense. Dovrebbe seguire un temporaneo miglioramento nel pomeriggio di domani, ma resta tempo instabile, quindi ancora poi verso sera potrebbe esserci qualche rovescio, qualche temporale. Rimane tempo piuttosto in movimento anche per la giornata di venerdì, instabilità con scrosci e ancora dei temporali, e ancora un altro fronte che passerà poi sabato, quindi per tornare ad avere tempo buono bisognerà aspettare la giornata di domenica, quando correnti più fresche settentrionali porteranno aria più secca e quindi tornerà il sole. Buona serata a tutti. Figurati. Grazie Sergio Nordio. Gravissimo incidente questa notte intorno all'una in strada per Longera Trieste. Un motociclista in sella alla sua Suzuki ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro e riportando diversi traumi di grave entità sul corpo, tanto che i sanitari si sono riservati la prognosi auto contro scuola bus. Paura questa mattina a Sacile, Alberto Commisso. Attimi di paura questa mattina in via Pedernelli, al confine tra Sacile e Brugnera. Per causa il vaglio della polstrada di Pordenone, intervenuta sul posto per i rilievi, a scontrarsi sono stati un'autovettura e uno scuolabus. Erano da poco passate le 12.30 quando è venuto il sinistro stradale. In quel momento pioveva a dirotto e potrebbe essere stato anche l'asfalto viscido a causare l'incidente tra i due mezzi. Lo scontro è stato piuttosto violento. Sul posto è intervenuta subito una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone, oltre ad un'autoambulanza del 118. La preoccupazione maggiore era per i passeggeri del bus. Visitati al personale medico, i 21 scolaretti non hanno riportato alcun trauma. Diversa invece la situazione per i due bimbi che viaggiavano insieme alla madre nell'altra vettura. Hanno riportato contusioni varie e proprio per questo sono stati trasportati all'ospedale di Pordenone. Le loro condizioni comunque non sono gravi. La viabilità, coordinata da personale della polizia municipale, ha subito forti rallentamenti. 74 anni, Lino Bertinato risulta scomparso ormai dalla giornata di lunedì nel Vicentino, siamo a Tezze di Arzignano. Le ricerche, partite la stessa sera e coordinate da diverse squadre dei Vigili del Fuoco, sono proseguite anche nella giornata odierna, purtroppo senza esito. Muore a 33 anni nel sonno, tragedia a Lignano Sabbiadoro, Marco Stantini. Tragedia a Lignano, dove un giovane di 33 anni, David Passilongo, è stato trovato morto nel sonno dalla madre. Il giovane, molto conosciuto nella città balneare per via del lavoro di cuoco nel ristorante paterno alle Bocce di Sabbiadoro, è stato trovato privo di vita nel letto. Immediata la chiamata al 118 della madre, ma i soccorsi non hanno potuto far nulla. David era già morto. Sul posto anche i carabinieri, che si sono occupati delle pratiche del caso, disposta l'autopsia che consentirà di fare luce sulle cause del decesso.
Infortunio oggi pomeriggio alla Ronca Din di Meduno per causa del vaglio dei carabinieri. Un dipendente mentre stava operando ad un macchinario per l'impastatura della pizza è rimasto incastrato con il braccio. Sul posto è intervenuto personale del 118 assieme all'elisoccorso. L'uomo per fortuna ha riportato solamente ferite superficiali. È stato trasportato non in condizioni gravi all'ospedale di Pordenone. Giovanni Del Ben è il nostro medico forense, opinionista per quanto riguarda la sanità. Di cosa ci parla questa sera, Giovanni? Allora, qualche giorno fa il servizio di epidemiologia dell'azienda sanitaria ha pubblicato l'aggiornamento del profilo di salute relativo alla provincia di Pordenone. Si tratta di una serie di informazioni importanti che servono a misurare alcune variabili sulle quali ricostruire, pur parzialmente, lo stato sanitario della gente di un territorio, purtroppo però ancora centrato sulla malattia piuttosto che sulla salute vera e propria. Tra gli indicatori abituali vi è il tasso di mortalità. Nel 2015 nella nostra zona sono morte circa 10 persone ogni 1000 abitanti. È una buona media, più bassa di quello dell'Italia, ma quello che è più importante è che negli ultimi 20 anni questo tasso è progressivamente calato, dai 14 per 1000 ai 10 per 1000. Altro elemento importante è che se noi guardiamo la parte dove sono le fasce dove si muore di più, è scontato, ma è giusto che sia così, è quelle dei grandi anziani, ma anche qui con un lieve calo rispetto alle tendenze degli anni scorsi. Andiamo avanti ancora, ed è del tutto, per dire, elemento importante, quello che studia i ricoveri, cioè l'ospedalizzazione. Nel 2015 in provincia di Pordenone, i residenti di Pordenone hanno fatto circa 39.000 ricoveri. Suddividendo per età, vediamo com'era da aspettarsi che la maggior parte è dei grandi anziani o degli anziani, quindi per dire come fasce d'età normali. Ma quello che è importante è quello che vediamo nella seguente immagine e che ci rappresenta come negli ultimi anni il tasso di ospedalizzazione, cioè il numero di persone per mille che si ricoverano, sono in costante e progressiva riduzione. Una parte dipende perché alcune attività dei surgery sono passate in ambulatoriale, ma quello che è importante è che in questi anni è cresciuto molto l'assistenza che viene data agli anziani specialmente sul territorio o sulle strutture residenziali. Allora, se dobbiamo guardare avanti, non vale la pena focalizzarsi tutto sull'ospedale, ma pensiamo al territorio. Grazie a Giovanni Del Ben, medico forense. Prima di entrare nelle altre notizie, perché purtroppo non sono tutte positive, io vorrei, dopo la sanità, parlare di un momento particolare per la città di Pordenone, per la regione, per il Triveneto. Perché? Perché abbiamo ospite un presidente che possiamo dire non abbiamo mai avuto, nel senso, abbiamo avuto molti presidenti del Pordenone Calcio, però la città di Pordenone è una città strana. Quando vai a chiedere qualcosa per dar vita ad una manifestazione, per aiutare una società, gli imprenditori, parlo prima della crisi, hanno sempre dato l'elemosina rispetto magari ad altri imprenditori. L'elemosina, tu vai a dire facciamo la grande manifestazione culturale, ciappa qua 100 euro, te basta lì. Cioè non hanno mai avuto la concezione che Pordenone poteva diventare una città trainante, sia per la cultura sia per lo sport. Questo lo dico perché l'ho vissuto in prima persona. Lovisa, se non c'era Lovisa non vedevamo più il Pordenone, e questo lo dico. Oggi Mauro Lovisa qui, presidente del Pordenone Calcio S.P.A. Abbiamo due minuti, Mauro, però volevamo averti anche perché domenica c'è uno scontro, insomma, particolare alle 18 o dentro o fuori con la Casertana, e iniziano questi playoff che vedono per la prima volta il Pordenone parteciparvi. Tra l'altro, in seno alla Lega Pro, oltre che essere a consigliere, gli hanno affidato il settore giovanile, che penso sia quello più importante per ogni squadra, o sbaglio, Mauro? Certamente, beh, intanto ti ringrazio Gigi delle parole. Diciamo che oltre alla passione ci abbiamo messo molti denari e soprattutto secondo me abbiamo creato una bella organizzazione. Adesso c'è naturalmente questo grande entusiasmo, domenica come dicevi tu giustamente c'è una partita importante. E poi il passaggio che hai fatto sul settore giovanile, perché oggi siamo riconosciuti a livello di Lega, ieri sono stato proprio a Firenze, uno dei migliori settori giovanili d'Italia, credo che sapete benissimo questo è stato sempre il mio cavallo di battaglia e lo sarò in futuro. Adesso naturalmente
a Firenze abbiamo un progetto importante che sono delle riforme strutturali sul settore giovanile, perché credo che anche il calcio italiano in generale deve darsi una regolata sotto questo aspetto. È notizia, insomma, ormai da tutti, che alcune squadre di Serie A, se tu leggi le formazioni, non riesci neanche a pronunciarle. Esatto. 11 stranieri da una parte. Una partita con 22 giocatori, tutti stranieri. Sì, ma poi la pronuncia, nomi impensabili, però è così. Io non sono di quell'idea, secondo me anche per creare una base, bisogna che ci sia una base di giocatori forti italiani giovani, però bisogna partire giustamente dal settore giovanile. Un'ultima domanda con 51 secondi. Hai avuto la caparbietà di continuare, hai investito a fondo perduto per poter essere ripescato, però hai trovato finalmente la quadra con un allenatore e con dei giocatori che si sono messi al servizio dell'allenatore, che è una cosa non facile, e lo dico a un ex giocatore. No, sai, quando succedono queste cose c'è un mix, no? Io dico sempre prima, in primis c'è la società che ha un programma importante, su questo non c'è dubbio. E all'interno poi siamo stati bravi a prendere delle persone di livello, naturalmente Tedino lo conoscono tutti, è molto maturato dopo l'esperienza in nazionale, ha fatto il salto anche lui e tutti insieme siamo riusciti a fare questo, diciamo, percorso che però chi mi conosce Gigi sa che per me è un punto sempre di partenza. È vero che entro il 2020 vorresti che il Pordenone potesse... Verissimo, io l'ho dichiarato. Serie A. Quando però ci vuole uno stadio. 5 anni fa ho detto che eravamo in eccellenza, o 6, sì. In 5 anni dovevamo arrivare in Lega Pro 1, che era già le riforme, sì. Siamo arrivati. Nei prossimi 5 anni credo che il Pordenone possa creare naturalmente una struttura importante, perché lo stadio è fondamentale. Se guardate i bilanci delle squadre di B e di C e di A che hanno stadi importanti, sono tutti positivi. E magari festeggiare la Serie A Pordenone, che credo che sia fattibile, perché se guardiamo Empoli, 35.000 abitanti. Certo. Carpi. Cittadella? Cittadella. Questa è di Serie A la Cittadella, eh? Sì. Ce lo dire. E l'Empoli contiene anche. L'Empoli, certo, certo. Questo, bisogna avere una programmazione e bisogna fare quel salto, secondo me, fondamentale di maturità. Mauro Lovisa, siamo con te, presidente del Pordenone Calcio SPA, senza togliere nulla agli altri, però attendiamo a mani giunte con la nostra maglia che abbiamo. Grazie Mauro. Grazie a voi. E allora furto invece, apriamo il giornale con le notizie negative. Furto all'interno del Road Bar di Fontana Freddi e Gnotti. Sono introdotti tra le 22 di ieri sera e le 6 di questa mattina dopo aver forzato la porta di ingresso. Hanno portato via i denari contenuti in 2 slot machine e dal registratore di cassa. Il bottino ammonta a circa 1000 euro. Indagini dei carabinieri di Fontana Fredda. Rapina verso le 12.15 di oggi alla gioielleria Idee Regalo in via Udine 61 a Trieste. Abbiamo Bearzi da Trieste che ci racconta tutto. Questa mattina verso le 12 è stata rapinata una gioielleria in via Udine. Il rapinatore, un uomo straniero probabilmente proveniente dall'est Europa, dopo una breve colluttazione con il titolare, si è dato alla fuga con un bottino di un valore non particolarmente rilevante. Sono tuttora in corso le indagini e le ricerche del Mavimente. Nuovi dettagli sull'arresto dello sloveno intercettato a Lubiana dai carabinieri dei ROS. Zavbi, per nascondere il reclutamento di aspiranti terroristi, vendeva kebab. Alessio Conforti. Di facciata faceva l'autotrasportatore in mezza Europa, consegnando rotoli e rotoli di kebab destinati ai vari punti vendita. Ma sotto sotto il suo fine, secondo quanto emerso dall'inchiesta della Procura Distrettuale di Venezia, era quello di addestrare nuove reclute di combattenti per l'IS, i cosiddetti Foreign Fighters. È questo uno dei retroscena che emergono a seguito dell'arresto di Rok Zavbi, il 26enne sloveno fermato a Lubiana su mandato di cattura europeo. Gli inquirenti, grazie ad un lavoro certosino, sono riusciti a stringere il cerchio su di lui, bypassando la trasparente attività di autotrasportatore. Il 26enne deve rispondere di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. È considerato uno dei principali collaboratori di Hussein Bosnic, l'imam itinerante che faceva proselitismo per l'IS nell'Italia del Nord e in particolare a Nord-Est. Friuli, crocevia dei giudaisti. Omar Costantini.
Il Friuli Venezia Giulia, crocevia dei reclutatori dei futuri jihadisti. Questo è il tragico dato emerso che mette in luce quello più volte ribadito da questa rete televisiva. Il confine orientale, un tempo fascia impermeabile tra l'Europa atlantica e quella di stampo sovietico, con la caduta dell'URSS e Jugoslavia, ha perso tutto il suo smalto, definito non a caso grovierasco, con l'entrata in area Schengen della Slovenia ha messo in luce tutti i suoi difetti. Come ai tempi delle invasioni barbariche ci passa di tutto, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Chi può, che fa? Semplice, attiva servizi di wifi gratuiti, apre nuovi centri per l'accoglienza ai clandestini, sottraendo risorse importanti alla lotta all'immigrazione irregolare, in arrivo via terra lungo la rotta balcanica e via mare dalla Libia. Siamo un elefante d'argilla, il problema è che la maggioranza degli italiani è convinta di avere ancora un posto al sole. Aggressione al ristorante La Catina a Pordenone, vediamo cos'è accaduto con il servizio di Alberto Commisso. Una 43enne uzbeka con regolare permesso di soggiorno in Italia è entrata domenica sera nel ristorante pizzeria alla Catina di Piazzetta Cavour a Pordenone e ha spruzzato lo spray al peperoncino contro la moglie del titolare. Nei giorni precedenti era stata invitata dal ristoratore a non ripresentarsi più nel locale a seguito di comportamenti molesti, accompagnati da qualche calice di troppo che avevano suscitato sconcerto e preoccupazione fra i clienti. Incurante dell'invito, domenica sera la donna si è presentata nel locale munita di bomboletta. Il proprietario in quel momento non era presente. La 43enne ha spruzzato lo spray peperoncino addosso alla moglie del titolare, seminando il panico tra i clienti. I proprietari hanno chiamato la polizia e hanno sporto denuncia per l'aggressione subita. La donna, che nel frattempo si era dileguata, è stata trovata in evidente stato di alterazione alcolica a pochi metri di distanza al Caffè Nuovo. Dovrà ora rispondere di ubriachezza manifesta, aggressione e soprattutto di uso improprio dello spray urticante. Controlli al Brennero, Verona al centro dei sistemi di sorveglianza e ispezioni nelle stazioni ferroviarie e in tutti i principali punti di snodo scaligeri, proprio come, guarda caso, aveva auspicato l'Austria. Controlli di confine nel veronese, forze dell'ordine impiegate in servizi straordinari contro la presenza di migranti sprovvisti di documenti. L'operato ricalca esattamente quanto chiesto dall'Austria all'Italia, cioè il blocco dei soggetti verso nord senza le dovute carte di identificazione. Se questo verrà rispettato, Vienna non erigerà alcun muro al momento, però sembra difficile che la situazione possa stabilizzarsi anche a fronte dei prossimi arrivi. Verona e la provincia scaligera sono però un nodo cruciale verso l'Austria, per questo già dalle scorse ore la polizia ha proceduto a rafforzare le misure di controllo nelle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Vescovo. Il bilancio finora è di circa 30 persone al giorno fermate e trovate senza documenti mentre cercano di salire sui treni diretti al Brennero, un numero con le dovute moltiplicazioni su cui si deve riflettere anche e soprattutto in chiave futura. Si nascondevano, pensate, in una canonica pericolante, arrestati dai carabinieri a Teglio Veneto, o meglio a Cintello di Teglio Veneto, quattro moldavi. Rosario Padovano. Il loro covo era la canonica pericolante della chiesa di Via Canton a Cintello. Sono stati arrestati, sono quattro moldavi, tutti incensurati. L'accusa è di ricettazione. Agli arresti, grazie all'opera dei carabinieri della compagnia di Portogruaro, sono finiti Arthur Cretu, classe 95, Nicolai Costecchi, classe 96, Adrian Samoalov, classe 96, e Radu Bogulet, che ha compiuto da poco 18 anni, classe 98. Almeno 10 i furti attribuiti alla banda, tra cui quella di una motocicletta avvenuta a Cordovado ieri pomeriggio. Sono stati recuperati nella canonica almeno 10 pezzi di refurtiva tra trapani, percussori, motoseghe, biciclette, una flex e due bici. Un'automobile era stata rubata questa notte a Portogruaro. I furti sono avvenuti a Portogruaro, Gruaro e appunto a Cordovado.
Torniamo a parlare di terrorismo, perché tra le foto degli afghani, ieri lo avevamo anticipato, oggi ne hanno parlato diversi quotidiani, la stampa, la TV nazionale, ieri avevamo detto che i tre afghani fermati a Bari in qualche modo avevano delle connivenze anche in questa regione. Ebbene, questo lo avevamo detto per ovviamente informazioni che abbiamo, ma perché all'interno di un cellulare, nell'album delle cosiddette foto, ce n'è una con alle spalle la località di Trieste. Inoltre ho trovato materiale ideologico anti-occidentale. Conforti. Non solo le foto di aeroporti, centri commerciali e luoghi simbolo del bel paese. Nella memoria del cellulare di uno dei tre arrestati di nazionalità afghana con l'accusa di terrorismo, c'è anche un'immagine di gruppo scattata a Trieste sul ponte Curto, visibilmente in atteggiamento spensierato. Nella memoria dei cellulari sequestrati ai tre fermati compaiono anche il Circo Massimo, il Colosseo, ma anche hotel di lusso e centri commerciali di Londra. Quindi materiali ideologici di odio anti-occidentale. A scattare la foto in pieno centro a Trieste lo scorso ottobre tale Kari Kestamir Amdzai, 30 anni, arrestato assieme ad altre 5 persone, 3 rintracciate e 2 al momento irreperibili, tra questi proprio l'uomo arrivato fino al capoluogo giuliano. Gli altri 2 arrestati sono Surgul Amdzai, 28 anni, e Hakim Naisiri, 23. L'accusa è sempre quella di terrorismo internazionale. Secondo la procura, la cellula di Bari funzionava come rete di sostegno logistico per l'IS o Al-Qaeda. Tensioni e scontri con la polizia questa mattina a Kona, sede della caserma che ospita 500 migranti. Il servizio. Tensione questa mattina a Kona, nel veneziano, dove una trentina di richiedenti asilo hanno inscenato una protesta sfociata con un corteo stradale, ma soprattutto con scontri avvenuti con la polizia. Tutto nasce, stando alle prime ricostruzioni, dal malcontento sorto a seguito dello spostamento di alcuni soggetti dal centro di accoglienza veneziano. Una decisione che non sarebbe andata giù ad uno zoccolo di migranti che in risposta a questo avrebbero trattenuto in caserma un fotografo di un giornale locale entrato per scattare alcune immagini sullo stato in cui versa la caserma. A far uscire il professionista ci ha pensato la polizia di stato entrata nella caserma. Da lì sono iniziati gli scontri, tanto che in zona si è portata anche la celere. La manifestazione era già iniziata nella notte, quando un gruppo di richiedenti asilo ha dormito all'esterno per far sentire la propria voce contro la situazione di degrado in cui versa una struttura che dovrebbe ospitare al massimo 50 persone e dove ce ne sono invece circa 500. Ormai è un tam tam, non ci sono i segnali di fumo visto l'era tecnologica in cui viviamo, ma è un tam tam che parte da Pordenone e raggiunge le orecchie di decine, che dico centinaia e centinaia di persone che si riversano in città per dar vita a vere e proprie cloache a cielo aperto. Le immagini che state vedendo e alcune foto state registrate e scattate quest'oggi alle 18:15, e come si può notare questo è lo sconcio vergognoso che offre la struttura che ospita le palestre dove si recano atleti e atlete alle prime armi, struttura denominata Ex Fiera. Ci troviamo in via Concordia, siamo in centro a Pordenone. Le persone oggi presenti in queste condizioni sono 25 per il momento, con il calare della sera aumenteranno. Una situazione invivibile per chi abita nelle vicinanze e per chi deve portare i propri figli in palestra. Ci chiediamo il perché l'attuale amministrazione, oramai finalmente in scadenza, permetta questa situazione, così come ci chiediamo se è normale fare i bisogni a cielo aperto e se questo non è ravvisabile come bivacco, o forse il nostro solerte vigile urbano è tutto dedicato alla giacca a vento che ho indossato qualche settimana fa all'interno di un ufficio e per cui sono stato punito con 380 euro?
indossare una giacca a vento è reato e queste cose qui, caro il mio vigile, cosa sono? E allora dico, tutto questo è possibile grazie al tam tam e a qualche suffragetta. Se noi andiamo a vedere un'altra foto, c'è qualche suffragetta, quelle tipiche suffragette, che coordinano gli arrivi e le disposizioni sul selciato. Allora io dico alle forze dell'ordine, dai, direbbero a Roma, diamoci da fare, perché questa non è Pordenone, questa è una cloaca a cielo aperto. Capito cos'è una cloaca a cielo aperto? Immigrazione, dicevamo, gli scontri, ne abbiamo parlato prima a Cona, sono solo l'ultimo caso di tensioni, come ce ne sono state qui ad Aviano, come ce ne sono state a Pordenone, perché ci sono diverse etnie, non vanno d'accordo nemmeno tra loro. Tra loro, immaginiamoci cosa potrà accadere. Allora andiamo con il servizio. Una situazione esplosiva quella di Cona, di cui quello accaduto oggi è solo un episodio che si somma a tanti altri, non solo nel veneziano, ma anche in diverse parti del Veneto. La situazione relativa all'ospitalità dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza o nelle caserme predisposte per far fronte al fenomeno sono sempre di più all'ordine del giorno, tanto che sono gli stessi migranti a sollevare il caso. Degrado, sporcizia e posti letto che non bastano più. A Cona, tanto per citare il caso di queste ore, vive un numero spropositato di soggetti rispetto alla capienza reale, ma anche altre realtà lambiscono il limite, basti pensare all'ex caserma Serena di Treviso, senza contare le strutture già piene che potrebbero subire aumenti nelle prossime settimane. La criticità resta sempre quella, un numero alto in strutture con bassa capienza, senza dimenticare il tanto vituperato criterio della ripartizione omogenea, divenuto un mantra dal quale nessuno sembra riuscire a venirne a capo. Allora, andiamo in Veneto all'ospite. Yves Presotto di Indipendenza Noi Veneto, perché da tempo gli indipendentisti stanno seguendo la questione legata all'immigrazione. Voi da tempo dite bisogna chiudere le frontiere, non si può farlo adesso, ma le chiedo, con un Veneto indipendente potrebbe essere una via, oppure demagogia, come tanti dicono quando vi criticano? No, demagogia, possiamo dire tantissime cose, il problema è che la realtà dei fatti è questa. L'Europa che urla a Schengen, alla fine poi decide di chiudere e lascia noi nel pallone, completamente isolati e senza la possibilità di difenderci. Dunque, io da buon indipendentista pretendo che si faccia veramente qualcosa di forte. So che non è facile gestire la cosa, però se non abbiamo anche l'aiuto da parte dell'Europa che mette un buon segnale, penso che andremo veramente allo sfacello completo, insomma, ecco. Presotto, è un comportamento arrogante secondo lei quello dell'Austria quando dice all'Italia che deve fare i compitini perché altrimenti erige un muro? Lei la definisce arroganza? No. Dico, è come se a casa mia qualcuno volesse entrare, io ho una famiglia da difendere e la devo difendere con la forza. L'Austria si sta comportando per conto mio benissimo, visto che l'Italia comunque ormai in mano alla mafia, in mano alle cooperative che hanno solo gli interessi, sporchi interessi, di mantenere il loro elettorato con questi sistemi così veramente mafiosi, continuiamo a dirlo. Non ci sono dubbi, io sono più che d'accordo con l'Austria e anche forse con altri che vogliono chiudere. Poi 10 secondi, teme anche lei per il futuro sul fronte dell'immigrazione? Sì, perché ormai è un'invasione diffusa che qualcuno ha preso alla leggera o che comunque ha visto solo i propri interessi e ne pagheremo comunque Grazie. Le conseguenze. Grazie ad Yves Presotto, linea che torna al direttore. Allora, da una condotta penalmente rilevante non può scaturire un risultato utile per chi la pone in essere. Con queste parole, i giudici del TAR hanno giudicato inammissibile il ricorso di Ferdinando Polegato, che lo vediamo appunto all'interno del suo locale, mentre con fare, insomma, no, ardito, dimostra di assomiglia un po' al cavaliere di antica memoria, assomiglia, e lui... arrivano da tutta Italia camion, biciclette, corriere per vedere la gente. Sta di fatto che lui, insomma, viene estromesso dalla campagna elettorale. Non ti vogliono far podestà, ma anche tu hai tirato troppo la corda.
Dai, quante firme hai raccolto? 213, e sono qua per rispetto di quelle persone che mi hanno firmato. Bravo. 213 persone hanno firmato, e il Re Balton non era conosciuto da nessuno, non è politicamente schierato. Tu sai che è vietato firmare per due liste, adesso si beccano anche la multa. Un momento. Da me hanno firmato per primo. Ma tu l'hai presentato per dopo? Sì, e questo qua, vede, bisogna la prossima volta andare dentro con le mazze dentro prima. Il Consiglio di Stato dice che non è tanto. Il Consiglio di Stato dice che è stata fatta questa legge perché non riuscivano a risalire l'orario e il giorno della firma. Io ho portato giorno e firma perché me l'ha firmata tutto il comune, non me l'hanno firmate amministratori, eccetera, eccetera. Pertanto sono stato truffato da questa situazione qua. Non è importante. Il TAR, non capivano niente del TAR. Guarda, sono le tre vecchie lì che non sapevano neanche. Mi parlavano del terremoto ancora, ma dove sono? Ho detto, fermi tutti, perché stiamo parlando di altre cose. Comunque il discorso, io sono qua per ringraziare un po'. Non fai ricorsi, ma non serve, ho capito che non serve niente. Qua siamo proprio in una baracca di quale tariffa. Abbandoni. Abbandono niente, io vado avanti. Fai campagna elettorale lo stesso? Sì, io sono in campagna elettorale per le 213 persone che mi hanno firmato. Non e farei campagna elettorale lo stesso? Sì, signori. Io faccio campagna elettorale, inviterò la gente a votare. Scheda bu. Non puoi dire. Neanche bu. Cosa è scritto lì? Barcollo ma non mollo. E figuriamoci se mollo, anche per rispetto per questa gente qua. Poi io ho trovato una solidarietà, un sacco di persone mi hanno detto ho firmato già per questi. Per me mi sento anche un po' truffato, perché io ho chiesto sempre a tutti, difatti le 9 firme sono state prese antecedentemente, i primi di aprile, gli altri le hanno raccolte a fine aprile. Hai firmato per un'altra lista? No, allora firma. Quello che non è successo agli altri. E dopo, chiaro, hanno dormito lì davanti al municipio per cercare di castigare qualcuno, e questa qui è sottointeso. E allora io vado avanti perché voglio portare rispetto a queste persone che mi hanno firmato, la lista che era composta da 37 persone, anche quella voglio portare rispetto, e vado avanti. Bene, e noi seguiamo. E votate Re Balton. Eroina prima, traffico di eroina. Allora, per dire come l'andrangheta, la camorra, la mafia sia arrivata oramai da tempo anche nel nord-est. E la crisi ha fatto da apripista. Pensate, la Sermac di SAS di Budoia, azienda nota, notissima per la costruzione di trapani a colonna e maschiatrici, acquisita a seguito del fallimento del maxi sequestro per la holding di Camorra, Andrangheta e famiglia Casamonica. I tentacoli delle organizzazioni mafiose sono arrivati fino a nord-est, operando sui mercati dei fallimenti e poter riciclare montagne di denaro. L'azienda di Pordenone, pensate, è uno dei tanti beni sequestrati. Io vado avanti, vado al servizio a Udine, perché parla di un pilota d'aereo e nei guai a Gorizia. Perché? Perché secondo l'accusa ha truffato l'INPS fingendosi ancora disoccupato. Omar Costantini. Era stato licenziato e collocato in mobilità da parte di una compagnia aerea italiana nel 2012, beneficiando di prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS, ma aveva dimenticato di informare l'istituto di essere stato assunto a tempo indeterminato già un mese dopo il licenziamento. Così dal 2012 al 2014 un pilota residente in provincia di Gorizia aveva percepito lo stipendio in una compagnia aerea estera, ma anche l'indennità di mobilità per oltre 50.000 euro. A scoprire il comportamento del pilota sono stati gli uomini della compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, che ora lo hanno denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, reato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Allora, altri 2 minuti, questo è il tempo necessario per Vitto Claut, presidente del CODA, conservatore. Salve. Sì, direttore, ecco, ben ritrovato innanzitutto a Claut. È possibile la richiesta di cancellazione con provvedimento d'urgenza alla centrale dei rischi se sei un cattivo pagatore? Caro direttore,
Devo dire che il Kodakon sta avendo dei successi incredibili ultimamente, perché anche questa volta ci è andato bene. Che cosa è successo? La Deutsche Bank aveva stipulato un contratto con una società e aveva concesso un fido per 100.000 euro. Ad un certo punto, in corso quindi di causa, in corso diciamo di rapporto, ecco, più che altro, aveva ridotto questo importo a 75.000 euro. La società non era riuscita a portare, diciamo, l'importo a 75.000 euro. La banca che cosa aveva fatto? Aveva mandato la comunicazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, aveva detto è un cattivo pagatore. Cosa è successo? Che tutte le altre banche con cui lavorava questa società hanno revocato i fidi che a loro volta avevano concesso la società, mettendo la società veramente in una situazione da non poter operare. Cosa ha fatto? In ginocchio completamente. Cosa ha fatto? Abbiamo fatto ricorso al Soldino 700, che non è un provvedimento normale, tra virgolette, ma abbiamo evidenziato che il provvedimento del Soldino 700 serve per l'urgenza. Il giudice ci ha dato ragione. Ha detto è un provvedimento che è necessario per la sopravvivenza della società. Ci ha concesso il provvedimento e ha obbligato l'immediata cancellazione della comunicazione da parte della Deutsche Bank. Anche questa volta il Kodakon ha vinto. E ricordate, non dovete mai ingoiare il rospo, perché dovete sempre pensare che c'è sempre il Kodakon dalla vostra parte, che vi dà una mano, vi dà la forza per poter continuare e, diciamo come in questo caso, riesce ad ottenere dei provvedimenti che magari altre associazioni non sono riusciti ad ottenere. Bene. E noi ne siamo fieri. Di questo. 800 134 020. Grazie come sempre a Vito Clout. Salve. Allora, è stato un giocatore, insomma, perché uno rimane sempre giocatore. Domenica era allo stadio Ottavio Bottecchia con un'altra, espressione delle istituzioni, in questo caso cattoliche. Vediamo questa foto, c'è il vescovo Pellegrini assieme con Bolzonello e quant'altri allo stadio Bottecchia per il Via Libera. C'è Loris Zancai con noi, lui è candidato a sindaco di Forza Italia a Cordenons. Calcio col vescovo e poi scuoli, caro Alberto. Iniziai col calcio, una bella questa foto, no? Sì, Zancai è un'immagine molto espressiva che racconta veramente della sua storia e della passione per il calcio. Beh, mi vede partecipe nella storia del calcio a Pordenone, ma anche ho calcato diversi calci della regione e anche fuori regione. Ho militato nell'Udinese, quindi ho avuto un percorso che mi ha dato notevoli soddisfazioni. La passione mi ha mantenuto all'interno dello sport e in particolare del calcio Pordenone, che ormai da 15 anni gestisco per conto della società le strutture dello stadio Velodromo Bottecchia e De Marchi e quant'altro. Quindi un susseguirsi di impegni che mi hanno visto al fianco di persone come chi mi ha preceduto poc'anzi, il presidente, con una passione grandissima e soprattutto con un'amicizia che ci accomuna e ci porta a portare avanti questo testimone. Zancai, calcio è sinonimo anche di valori, ma i valori si acquisono a scuola. Qual è il suo pensiero per una buona scuola, soprattutto nella sua Cordenons? Una buona scuola sicuramente viene dettata dalle persone e dalla qualità che queste operano nel territorio. Sicuramente Cordenons ha strutture un po' meno presenti e in questo momento abbiamo delle difficoltà in merito a questo, e volevo dire due cose in merito a questa cosa, per parlare non solo della qualità degli insegnanti, che sicuramente non manca, ma quanto delle strutture che sono purtroppo in questo momento non all'altezza delle manutenzioni che dovrebbero avere. Porto due numeri. Ci sono dei progetti importanti alla luce? Ci sono dei progetti, ma soprattutto c'è stato un vuoto per 5 anni di amministrazione che ci ha visti, e porto semplicemente due numeri velocissimi. Abbiamo avuto un rendiconto del bilancio 2015 che ci ha portato un avanzo di amministrazione di 4.250.000 euro, di cui 1.250 vincolati e di 476.000 euro spendibili. Questo vuol dire che potevamo fare sicuramente qualcosa in più. Ne riparleremo ancora, grazie intanto a Loris Zancai. Grazie.
Oggi è stato il direttivo dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia. Andiamo subito a Udine, andiamo a Udine perché dovrebbe esserci Mario Pezzetta insieme a Omar Costantini. Grazie. Con noi il presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, Mario Pezzetta, giunto proprio in esclusiva per raccontarci quello che è successo questo pomeriggio nell'ultima riunione, presidente. Allora, cosa emerge? Buonasera a tutti. Oggi abbiamo affrontato il problema del rinnovo contrattuale degli oltre 10.000 dipendenti dei comuni di questa regione. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che i contratti non possono essere interrotti, e questo accadeva dal 2010. Noi ci siamo già seduti oggi al tavolo delle trattative con la nostra delegazione trattante, e però altrettanto ovvio ed implicito che dobbiamo fare bene i conti, perché i nostri bilanci, i bilanci dei comuni, soprattutto la parte corrente, quella dei servizi, in questi ultimi anni ha avuto dei decrementi, quindi delle diminuzioni importanti. Insomma, e dobbiamo fare i conti bene. Mi permetta di sottolineare che la crisi si sta materializzando anche nel settore statale, viene da dire, non solo nel privato a questo punto. Sì, nel settore pubblico, nel settore dei comuni, e noi siamo impegnatissimi a non ridurre i servizi. Teniamo peraltro conto delle giuste aspettative del personale, però dobbiamo fare bene i conti in casa, in ogni comune, e quello che sarà possibile, giusto, dare, lo daremo. Senta, la battuta è chiara e trasparente. I tagli vanno fatti, ma vanno fatti in maniera logica, no? Certo, i tagli, io parlerei di razionalizzazioni, parlerei di rilancio di organizzazioni che rischiano di fare acqua, quindi è un momento di riforme. Se le riforme devono funzionare, dobbiamo pensare a ripensare certi servizi. Grazie al presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, Mario Pezzetta, per la sua partecipazione. La linea torna a Pordenone al direttore. Allora, andiamo in Veneto velocemente, grazie. Con Paolo Scarpa del gruppo misto di Portogruaro, neonato gruppo misto, le chiedo subito, a fronte di questa nuova creatura nata in consiglio comunale, inedita, dice lei, le chiedo se un po' vi sentite presi di mira dalla maggioranza in qualche modo, anche a fronte di quanto accaduto in consiglio comunale. Un parere suo, Paolo Scarpa? Ma direi di no, direi presi di mira assolutamente no. Diciamo che l'altro giorno in Consiglio Comunale c'è stato un intervento, per carità, diciamo un po' erroneo, volendo essere generosi, della signora Sindaco, ma comunque tutti si può sbagliare, lei quella sera ha sbagliato, ha usato dei toni un po' fuori luogo, ma comunque adesso guardiamo al futuro. Allora, abbiamo creato questa realtà, che è il gruppo misto, che non c'era mai stata per la verità nel Comune di Portogruaro. È prevista dall'articolo 11 in fare del nostro regolamento comunale ed è composto da me, che ripeto perché l'ho detto mille certo. volte, ma ho appoggiato la senatura con l'appoggio esterno, l'avrei fatto anche da interno ma non mi vollero, quindi comunque portai io e anche l'amico Rambuschi, che voglio ricordare, portammo i nostri voti a sostegno della senatura e poi fui collocato in opposizione. Onestamente è stato anche spiacevole in questi 10 mesi dover spiegare alla gente come mai sei all'opposizione. Beh, non l'ho scelto io. Comunque mi sono trovato lì. In questi 10 mesi ho cercato di dare una mano sempre e di dare anche qualche consiglio, e ho votato a favore le cose che condividevo più delle volte e contro altre volte. Per quanto riguarda gli altri due, dovrebbe chiederlo a loro, però evidentemente vi è stato una situazione di malessere che si è andata via via a creare, quindi di fatto abbiamo trovato una coesistenza tra tre consiglieri che poi provengono tutti dalla stessa area. Certo. Perché io ero di Forza Italia, anzi l'ho addirittura fondata, Gradini è stato di Forza Italia per 20 anni consigliere comunale, la Manzato non faceva politica attiva ma era di Forza Italia, e il nostro coordinatore organizzativo Graziano Padovese è stato addirittura delegato di collegio e coordinatore e consigliere. Ci torneremo. Alla fine siamo 4 di Forza Italia che lavorano insieme. Abbiamo la par condicio. Grazie a Paolo Scarpa, linea che torna alla redazione.
Mi dai la domanda che stiamo ponendo in questa edizione del telegiornale, perché la notizia è arrivata ora. Dopo aver approvato la fiducia posta dal governo sulle unioni civili, la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo pochi minuti fa al disegno di legge Cirinnà. I voti a favore sono stati 372, quelli contrari 51, 99 gli astenuti. Il provvedimento, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo già approvato dal Senato, è ora legge. Quindi, per la prima volta in assoluto, oggi, in questo momento, le unioni civili sono legge, quindi ci si può sposare tra uomini, tra donne e via discorrendo. A me personalmente la persona che si comporta sotto le coperte interessa ben poco, la civiltà è anche questo, insomma, si può essere favorevoli, contrari, però insomma, ho visto che anche al di là del Tevere si sono adirati, i vescovi hanno detto se la deriva fascista, pensassero alle loro prebende e ai pedofili che hanno all'interno invece di pensare all'esterno, tanto per essere chiari, ma ognuno la pensa come... Lei sposerebbe due uomini, visto che adesso è legge, sindaco, è obbligato. Io devo essere onesto, se la legge me lo impone farei fatica a dire di no, perché siamo prima di tutto uomini delle istituzioni. Chi ha detto di no? Pitonci ha detto sì, che lui si rifiuta. Farà sposare qualcun altro, nel senso che io penso che l'obiezione di coscienza potrà pure... Sì, anch'io non è che sposo tutto e tutti, non so se mi spiego, qualche volta c'è qualche altro impegno, può sposare qualcun altro. Quindi delegherà qualcuno. Sì, no, ma su questo tema, attenzione. Allora, anche rispetto alle parole del direttore, un conto non è che si possono adottare bambini. Vorrei esprimere il mio pensiero. Un conto sono i diritti, capisce? Il riconoscimento dei diritti. Vabbè, riconoscimento. Qui io vedo però, ecco, c'è questa mascherata, perché insomma le vicende, le adozioni che sono, gli uteri in affitto che sono comunque stati fatti, cioè c'è una forma comunque di accelerazione da parte di minoranze, onestamente, che cercano di anticipare magari quello che negli altri paesi è già un pochino andato più avanti. Allora, ripeto, per quanto riguarda le sensibilità, ognuno la propria. E se devono essere garantiti dei diritti è un ragionamento, se questo deve essere invece un surrogato della famiglia, ecco, dal punto di vista mio, del mio pensiero, ecco, ritengo la famiglia tradizionale non surrogabile, quindi i figli vanno cresciuti, sì, però, secondo il mio modo di vedere, in una famiglia con un... Posso capire quello che sta dicendo, però mi perdoni, mancano 37 secondi, poi è chiuso, mi perdoni però, ma se io amo un altro uomo, ok? E non faccio male a nessuno, sì. Non chiedo nulla, chiedo solo che la mia unione sia messa a verbale, perché se io mi ammalo o lui si ammala, io non posso andarlo a trovare e viceversa, se lui muore o io muoio, uno dei due non può ereditare, è normale questo, no, scusi, da un punto di vista civile. Io la risposta gliel'ho già data, cioè, nel senso che su questo, io penso che su questo ci sia una sensibilità molto più ampia e molto più diffusa, però attenzione perché c'è un altro dato, io credo che sia questo sia anche il monito dei vescovi, che in Italia sta scivolando, l'Italia sta scivolando in un relativismo culturale e valoriale veramente impressionante, perché abbiamo perso, stiamo perdendo la bussola, stiamo perdendo gli orientamenti rispetto a valori di riferimento, rischiamo che vada bene tutto, basta che questo venga a decidere nella... Questo l'ha detto anche Benedetto XVI del relativismo, e non è che con questo Papa sia cambiato qualcosa, Su questo pensiamo nello stesso modo. Ah, vede? Grazie Roberto Ceraulo. Nell'incontro semestrale svolto al MISE nella giornata odierna a Roma, le organizzazioni sindacali hanno avuto notizie confortanti riguardo allo stabilimento di Porcia. Volumi 2016 da 950.000 a 1.050.000, più 100.000 a 2, aumento delle settimane a 8 ore, da 8 a 24 settimane. Investimenti 2016 da 8.3 a 15,3 milioni. Positivo riscontro di 4 nuovi prodotti, ricollocazione di 50 lavoratori in esubero al magazzino ricambi entro l'inizio del 2017. Punti critici, la difficoltà dell'industrializzazione esterna, l'azienda dichiara che rispetterà l'accordo, pertanto il riassorbimento di ulteriori 100 lavoratori in esubero. Sulla decontribuzione del CS il governo si impegna nel definire la normativa, compreso la quota economica, per i prossimi 2 anni. Domani, tra l'altro, si terranno le assemblee in fabbrica. E fanno 25 con quella consegnata quest'oggi. Stiamo parlando della bandiera bleu che è stata consegnata a Bibione. Maurizio Pizzato.
Questa mattina a Roma la consegna ufficiale del vessillo alla presenza di Sabrina Visentin, presidente di Abit, l'associazione delle agenzie immobiliari e turistiche di Bibione, e di Luca Marchesan, assessore comunale del comune di San Michele a Tagliamento Bibione. È dal 1996 che il mare di Bibione riceve ininterrottamente la bandiera blu, il più importante riconoscimento internazionale del FII, Foundation for Environmental Education. A questa certificazione si aggiunge la registrazione internazionale EMAS, Eco Management and Audit Scheme, ottenuta nel 2002, Bibione per primo fra i poli turistici europei, che premia l'impegno nella conservazione del patrimonio ambientale circostante, come laguna, le pinete e i siti di importanza comunitaria. Andiamo in Veneto, grazie. Perché si respira già aria di festa, ma anche di cultura, di enogastronomia e di momento importante. Ne parliamo con Alessandra Zanutto, riferimento a Terre dei Doggi. Sì, ovviamente perché il tema sarà anche quello di valorizzare la città nell'ottica metropolitana. Ormai se non si fa così, Alessandra Zanutto, si rischia di chiudersi. Una edizione importante da tanti punti di vista. Quali? Certo, buonasera. Beh, indubbiamente c'è una novità, l'apertura della porta San Giovanni si aprirà venerdì 13, non sabato mattina come era consuetudine, e un'altra importante novità è quella che non si paga più il ticket di entrata, ma ognuno andrà presso i propri chioschi e spenderà quello che si sente di spendere, logicamente. È una valorizzazione importante delle nostre aziende agricole, della nostra cultura, ci saranno moltissime dimostrazioni per quanto riguarda sia ad esempio i fiori, oppure c'è il mercato dell'artigianato che sabato si sposterà dell'antiquariato, scusi, in certo. Il seminario. E quest'anno abbiamo anche la collaborazione importante del Collegio Marconi, che farà degli intrattenimenti specialmente per i bambini. Poi avremo il solito camminamento presso tutti i chioschi, le nostre, ripeto, produzioni agricole, aziende vitivinicole, è una grossa risorsa per il nostro territorio. I locali saranno aperti per la musica, l'unica cosa che veramente speriamo è che il tempo sia a nostro favore. Staremo a vedere. Anche l'abbinata, no? Vini e prodotti tipici, certo, locali, è un qualcosa di importante per il territorio. Certo, indubbiamente è un territorio che dobbiamo valorizzare, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura e l'artigianato, nonché anche il commercio, ma vediamo che in questa importante manifestazione è bellissimo il connubio proprio fra piatti, vini. E quindi penso che per tutti i cittadini che vogliono venire qui a Portogruaro ci sia una grande attrattiva, insomma, penso che comunque è proprio un punto di riferimento per il nostro territorio e la valorizzazione. E nonché c'è anche ricordare, se mi permetta, oltre a venerdì, non dimentichiamoci che domani sera abbiamo esattamente l'appuntamento con proprio qui a Portogruaro. Grazie ad Alessandra Zanutto, linea grazie che a lei, torna a Pordenone. Buonasera. Grazie Alessio, un terzetto d'eccezione, Gianni Mirtillo, Alessandro De Benedetto e Maria Cristina Alai. Ben ritrovati innanzitutto. Allora Alessandro, si comincia a Marilyn Fresh Show, diventerà appunto il Marilyn, il locale di Zoppola, la casa di maghi, fakiri e illusionisti, così? Esatto, domani sera ci sarà la prima serata di maggio, alle ore 21.30 inizieremo questo grande progetto che durerà un anno. Questa sera ho anche il piacere di avere qua con me la mia spalla destra di tutto questo il progetto, Jenny Mirtillo, quindi io ho già parlato l'altra volta, preferisco dare la parola alle due donne. Ecco Jenny, come braccio destro, spalla destra, ecco, come si comporterà lei appunto in questa manifestazione e soprattutto cosa farà vedere all'interno di questi spettacoli? Allora, intanto Alessandro mi lusinga di essere una spalla destra, io in realtà sono una piccola collaboratrice di questo progetto. Ma quale... è comunque la fiamma del burlesque, quindi non è da poco. Grazie, sì, è questo bellissimo articolo che mi ha dedicato Red Glaze. Interverrò sicuramente con i miei spettacoli burlesque, quindi spero di vedervi, ecco. Che mescolano appunto l'arte del burlesque con le arti circensi del freak show, quindi il fuoco, il letto di chiodi, piuttosto che spettacoli di mangiavetro o altre cose. Quindi tutta roba, no? Tutta roba leggera. Maria Cristina, quindi il Marilyn si conferma ancora una volta la casa di questi maghi, fakiri e illusionisti. Ecco, dove possiamo trovare gli spettacoli e soprattutto come locale voi cosa proporrete? Assolutamente sì, noi a parte appunto con Alessandro, la Jenny e i vari ospiti che interverranno durante questo serate,
Facciamo tante altre cose durante la settimana, facciamo serate di latinoamericano, lunedì sera ad esempio c'è il karaoke, il giovedì e la domenica riservati assolutamente a loro per un anno intero. E siamo un locale a 360 gradi, aperte H24, 365 giorni l'anno, non so neanche se abbiano le chiavi per chiudere. Bravi, assolutamente no. Primo appuntamento quindi domani sera? Domani sera alle ore 21.30, per chi volesse cenare ovviamente. Vediamo Marilyn sulla Ponte Bana. Sulla Ponte Bana in via Ellero numero 1, praticamente all'altezza della vecchia SME o del Mille Lire, che chiaramente in tanti conoscono. Bene, ringraziamo Gianni Mirtillo, Alessandro De Benedetto e Maria Cristina Laia. Lei ci viene il direttore? Il direttore è lui, sono il vice. Direttore, no. Ci venite? Lui viene. Ecco. So che lui viene. Io la vengo a prendere allora a casa. A volentieri. Allora no. Allora andiamo con la pagina della politica. In bocca al lupo per domani sera. Ma è un lupo buonissimo, quindi non deve crepare, ma sarà anche lui lì. Allora, la nostra televisiva mette a disposizione ovviamente per tutti quanti si candidano a queste amministrative spazi autogestiti a pagamento, avrete gli indirizzi telematici, i numeri di telefono per avere ulteriori informazioni. Allora, il primo ospite in questo caso è Simone Polesello, lui si candida al comune di Pordenone con la Lega Nord. A questo punto aspettiamo che parta il countdown, perché è tutto qui segnato con i due minuti che ora vengono preparati, e quindi mi devo dilungare qualche secondo, ma tra poco partiremo. Grazie, due minuti. Sì, direttore, grazie a lei. Simone Polesello, innanzitutto ben ritrovato. Due incontri, sicuramente quello con Luca Zaia a Pordenone e anche con Andrea Crippa. Di cosa si parlerà? Sì, beh, viene Luca Zaia venerdì questo, noi invitiamo tutti i cittadini, il governatore della Regione Veneto, per un incontro pubblico di fronte al municipio di Pordenone, venerdì questo alle ore 20.30. Saranno presenti inoltre Massimiliano Fedriga e il nostro candidato sindaco Alessandro Ciriani. Poi subito dopo avremo il sabato mattina, il solito banchetto della Lega Nord in Piazza Cavour, e al pomeriggio come gruppo Giovani Padani del Friuli Venezia Giulia avremo il nostro coordinatore federale del gruppo Giovani, Andrea Crippa, con due appuntamenti per i due comuni che vanno al voto, Pordenone e Trieste, e l'appuntamento è dalle ore 15.30 in Piazza Cavour a Pordenone e dalle 18 al bar Rex a Trieste. Ecco Polesello, la domanda che abbiamo posto ieri ai nostri telespettatori era questa: è giusto realizzare e pagare piccoli o grandi villaggi per Roma? È sicuramente un cavallo di battaglia della Lega Nord. Lei cosa risponde? È favorevole o contrario? Villaggi che... Pagare piccoli o grandi villaggi, accampamenti appunto di Rom. Ti hai dimenticato per i Rom. Per i Rom. No, guardi, sinceramente come Lega Nord noi dobbiamo dare priorità ai cittadini italiani. Se queste persone possono, si comprano una casa. Ovvio. Se si comprano una casa come tutti i cittadini italiani. E se sono cittadini italiani e ne possono usufruire, fanno domanda come tutti. Come tutte le persone in difficoltà per le case popolari. Non vedo perché devono essere preferiti loro rispetto agli altri, quando abbiamo cassi integrati, disoccupati, giovani che non trovano lavoro, anziani in difficoltà che non riescono a mantenersi con la propria pensione, e non vedo perché dobbiamo preferire loro ai nostri cittadini italiani e ai nostri pordenonesi. Simone Polesello, grazie come sempre. Grazie a voi. Renzo Mussin allora si candida a sindaco con Salviamo Pordenone. Muzzin, sindaco, anche lui si accomoda, parte tra pochissimo il countdown, e quindi siamo ancora, dobbiamo stare nei tempi, ma i due minuti valgono per tutti dall'inizio. Allora, ecco qua, prego. Renzo Muzzin, ben ritrovato innanzitutto. Viabilità va ovviamente a braccetto con sicurezza. Quali proposte nel vostro programma?
Grazie, nel nostro programma noi parliamo molto di viabilità e di sicurezza. Pordenone in questi 10 anni, in questi ultimi anni, è cambiata molto. Dobbiamo investire molto nella sicurezza. Pordenone oggi sta cambiando e la sicurezza è molto importante. Dobbiamo sfruttare... Sta cambiando in peggio. Sta cambiando in peggio, certo. Noi dobbiamo puntare molto sulla tecnologia, dobbiamo puntare molto nella Pordenone all'avanguardia. Tecnologia per che cosa? Per telecamere intelligenti, telecamere che leggono le targhe, telecamere messe fisse che leggono le targhe delle auto che arrivano a Pordenone per controllare quelle che non sono assicurate o che sono rubate, perché sappiamo che i ladri usano auto rubate per fare i loro colpi. Quindi intervenire prima che i ladri possano mettere a colpo il furto. Vogliamo sensibilizzare i cittadini, perché è inutile mettere tante telecamere se non andiamo a sensibilizzare la popolazione, quindi i cittadini. Vogliamo introdurre il controllo del vicinato mettendo a disposizione un numero verde che se c'è un'emergenza possono chiamare 24 ore su 24. Vogliamo però, e questo è importantissimo, anche aumentare il numero di vigili urbani che pattugliano il territorio. Vogliamo un cambio generazionale. Sì, però mancano le risorse, che soprattutto i bandi regionali sono al momento chiusi. Come fa certo, ad assumere nuovi vigili? Certo, allora le risorse, una, noi siamo favorevoli a vendere le quote ATAP. E già da lì troveremo un sacco di risorse, 19 milioni di euro, ricordiamolo. Poi abbiamo tanti sprechi. Una delle prime cose che io farò se sarò sindaco è quello di farmi dare il bilancio comunale, analizzarlo, guardarlo e eliminare i sprechi. I soldi ci sono, ma vanno utilizzati meglio, vanno utilizzati per le famiglie, per aiutare le famiglie, per aiutare gli anziani in difficoltà, i nostri pensionati che fanno fatica a arrivare a fine mese. Quindi una delle mie priorità sarà quella di eliminare gli sprechi. I musei, abbiamo dei musei a Pordenone che costano un sacco di soldi. Bene. Quindi prendere e darle in gestione ai privati, magari giovani, che possono anche portare utili. Vedete, il problema dei musei è un altro. Il problema dei musei, quando si hanno musei come i nostri, di scienze naturali, musei, bisognerebbe pubblicizzarli, bisognerebbe farli notare, invece silenzio assoluto. Sembra che siano dei garage dove ogni tanto metti un'opera. Abbiamo un museo, l'ha mai visitato un museo di scienze naturali lei, commissario Pordenone? Non ho mai, no. Vede? È un male questo, ma non per lei dico. Ma sono l'80%, non sanno che in Piazza della Motta c'è un museo di scienze naturali che non fa invidia, insomma. Ci sono delle cose incredibili all'interno, eppure nessuno va. Abbiamo un museo in Corso Vittorio Emanuele a fianco del comune che non è visitabile, non se ne parla. E la cultura non è questa. La cultura deve incentivare questi musei, incominciando con le scuole, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Marco Salvador, lista civica Pordenone 1291 con Daniela Giust, sindaco. Salvador, innanzitutto ben ritrovato. Se io le dico Electrolux, lei cosa risponde? Rispondo preoccupazione fino a ieri, oggi rispondo con ottimismo. Ci sembrava a noi della lista civica Pordenone 1291 che la campagna elettorale trascurasse l'aspetto forse più importante in assoluto per questo territorio e per questa città, che è il lavoro. È l'occupazione relativa al lavoro e l'occupazione. Per noi la priorità è Electrolux per Pordenone 1291, perché da lì non si può non far ripartire il lavoro e l'occupazione di questo territorio, anche per l'indotto, ma anche per tutte le aziende che possono nascere dall'indotto nel futuro prossimo. Allora, so che oggi è stato raggiunto un buon accordo e da continuazione dell'accordo precedente di 2 anni fa, la Regione col nostro vicepresidente Sergio Bolzonello è andato in trattativa con l'azienda e con lo Stato, e la cosa positiva è che l'azienda ha confermato due cose: innanzitutto i termini dell'accordo di 2 anni fa e quindi la volontà di riassorbire l'occupazione della reindustrializzazione di quel territorio e di quello, soprattutto quello di Porcia, che è quello che ci riguarda, ma dell'intero gruppo si è ragionato chiaramente. E la cosa interessante è che ha confermato che i valori occupazionali legati all'aumento della produttività sono decisamente più alti di quelli che erano previsti 2 anni fa, quindi significa che
non è soltanto la decontribuzione che sta portando avanti la possibile riassorbimento degli occupati Electrolux, bensì una cosa molto più importante, la naturale tendenza del mercato ad aumentare. Quindi vuol dire che l'azienda sta andando bene e quella di Porcia in particolar modo. Quindi per noi siamo felicemente convinti che la regione e le istituzioni porteranno a casa il massimo possibile, ovvero tutti occupati. Bene, grazie come sempre. Grazie a voi. Marco Salvador. Pietro Tropeano, mi sento, sapete quelli che con la frusta, Pietro Tropeano è candidato a consigliere comunale a Pordenone con la lista Ciriani sindaco, Pordenone cambia e allora anche per lui ci sono i due minuti e poi abbiamo Movimento 5 Stelle, andiamo a Udine e abbiamo infine i cittadini con Rampogna che sta dilettandosi a leggere il quotidiano. I due minuti partono da questo momento, bene, via. Ecco, ben ritrovato innanzitutto a Pietro Tropeano. Grazie. Ecco, si parla ovviamente di sanità di importanza anche alla luce dell'accordo poi raggiunto per il nuovo direttore generale dell'azienda appunto sanitaria Giorgio Simo. Ecco, se le dico ospedale appunto lei cosa mi risponde? Beh, in virtù anche appunto dei lavori. Sì. Potremmo dire tante cose e di questi giorni appunto l'aggiudicazione del progetto, della gara per la progettazione esecutiva e per appunto la costruzione dei nuovi padiglioni della cittadella della salute. Nulla da dire sulla progettazione dell'ingegner De Col e di quello che ha fatto il dottor Bordon che ci ha lasciati per altra sede, però i problemi che rimangono non sono pochi. Un problema economico, vi ricordo che ancora non sono stati trovati i soldi per quella che è l'anima della struttura ospedaliera, cioè i soldi per quelle che sono le attrezzature, per quelle che sono gli arredi del futuro ospedale, per quella che è la tecnologia, e si parla non di pochi, ma si parla di milioni di euro, da 30 a 50 milioni di euro, e noi vogliamo che questi soldi siano presenti. Si parla anche di viabilità, la viabilità di via Montereale deve essere assolutamente rivista perché il problema ospedale pone un grosso problema di viabilità. Si parla di parcheggi, quando verranno fatti i tempi dei parcheggi, dove verranno fatti i parcheggi per appunto chi verrà in ospedale e soprattutto anche per i dipendenti che lavorano in ospedale. Secondo me l'ospedale di Pordenone che ruolo potrebbe avere? Ecco, in futuro? È un problema politico importante. L'ospedale di Pordenone deve essere l'ospedale della provincia di Pordenone, deve avere un ruolo regionale, non è l'ospedale della città di Pordenone. Dobbiamo dargli la tecnologia, dobbiamo dargli l'attrattività che in questo momento non ha. Dobbiamo fare in modo che la sanità sia d'eccellenza e noi, come Pordenone cambia, come lista Ciriani, Pordenone cambia, faremo il possibile bene perché Pordenone ritorni un'eccellenza. Pietro Tropeano, grazie come sempre. Allora, Cesare Luperto invece è il candidato al comune di Pordenone con il Movimento 5 Stelle di cui è candidato sindaco Stefanoni, anche lui viene microfonato, poi andiamo a Udine e infine abbiamo Rampogna che chiude questa prima parte. I due minuti dunque vengono ora, ecco qua, prego. Ben trovato a Cesare Luperto, parliamo di società partecipate e soprattutto anche di costi di gestione. Il Movimento 5 Stelle cosa propone per la sua campagna elettorale ovviamente? Grazie, buonasera a tutti. Siamo ad un colpo pesante che è stato tirato oggi di nuovo. Il caso dell'ATAP. Si tratta di questo, che i soci pubblici hanno deliberato la possibilità di procedere alla vendita delle quote possedute dall'ATAP all'interno di altre due società partecipate, che sono la SNUA e la Bioman. Queste due società partecipate gestiscono, come si sa, i rifiuti. Allora, il problema qual è fondamentale? Per il Movimento 5 Stelle è prioritario che, a differenza di chi mi ha preceduto, le quote detenute dal Comune nelle partecipate rimangano in proprietà del Comune stesso, perché noi vogliamo e crediamo che soltanto una gestione pubblica dei beni essenziali e dei servizi essenziali possa avere la migliore efficacia ed efficienza. Primo punto. Secondo punto, Pedrotti ha dichiarato che era praticamente obbligatoria la scelta di questa procedura di scorporo delle quote pubbliche. Non è così, perché facendo riferimento alla normativa regionale per quanto riguarda l'ambito di intervento nei rifiuti, c'è soltanto un beneficio che viene dato per la fusione di quelle società che gestiscono i rifiuti. Allora, non è vero neanche questo, quindi Pedrotti decida e si chiarisca bene le idee su quella che è la normativa.
Ma poi c'è il dulcis in fondo che a noi purtroppo tocca dire perché gli altri non si possono permettere di farlo. L'amministratore delegato dell'ATAP, Vagaggini, su cui noi insistiamo non ce ne voglia mai così, visure camerali a mano, risulta essere anche membro del consiglio di amministrazione, guarda caso, di SNUA, non soltanto di SNUA ma anche di Bioman, oltre che ovviamente di ATAP. Quindi di cosa stiamo parlando? Di un soggetto che siede in tre consigli di amministrazione che ruotano come una giostra all'interno di un'unica grande società partecipata. Quindi chi è che veramente prende le decisioni nel comune di Pordenone? Bene, lo scopriremo sicuramente. Grazie, grazie a Cesare Luperto. Grazie, andiamo a Udine. A Udine con Omar Costantini c'è Mario Steccati, si candida a sindaco a Tarcento. Mauro Steccati, candidato sindaco a Tarcento, sostenuto da Lega Nord, Mare Tarcento, Tarcento Futura e Forza Tarcento. Steccati, perché la sua discesa in campo? Buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Sono stato veramente gratificato dal fatto che molte persone mi abbiano proposto quale persona idonea, adeguata ad aspirare alla carica di sindaco del comune di Tarcento. Tarcento è una città molto importante. E questo, dal punto di vista personale, mi ha fatto veramente molto piacere. Ecco, vediamo forte e determinato, insomma, questo già convinto anche. Sì, conosco molto bene la realtà tarcentina, anche se, diciamo, sono residente nel comune di Magnano Riviera, nel vicino comune di Magnano Riviera. Sarebbe per me un onore essere eletto sindaco del comune di Tarcento, di una città importante come quella di Tarcento, e poter dedicare il mio tempo, le mie energie e il mio impegno a favore delle esigenze della comunità tarcentina. Le posso chiedere, è la prima volta per lei a livello politico oppure ha avuto, diciamo così, già delle esperienze in passato? No, diciamo che io sono stato sindaco per tre mandati nel mio comune di origine, Magnano Riviera. Sono stato anche consigliere provinciale per un mandato e mezzo e anche assessore in comunità montana. Un pedigree che si può dire insomma presentabile con questo discorso. Senta, Unioni Civili, le faccio questa domanda al volo. Domani lei diventa sindaco, sposa eventuali una coppia dello stesso sesso oppure fa finta di niente? Io non faccio finta di niente, io faccio quello che la legge mi impone. Se posso scegliere, non le sposo. Bene, grazie a Mauro Steccati per la sua partecipazione, siamo nei due minuti, avremo comunque occasione di poter magari dialogare più avanti nei prossimi giorni. Grazie a lei per la sua partecipazione, la linea torna a Pordenone al direttore. Usa anche il motto, il mio motto, che ho studiato per ore e ore e ore, e lo usa per altri fini. Prego. Sì, lui è Giovanni Rampogna, candidato ovviamente consigliere per quanto riguarda Pordenone, lista cittadini per Daniela Giusti. Innanzitutto, Bruno Malattia. Ovviamente, Bruno Malattia. Ben ritrovato a Giovanni Rampogna, le faccio una domanda alla Marzullo. Essere anziani o diventare anziani è un valore o una colpa? Ma dovrebbe essere un valore, per tanti valori, che messi insieme tutti questi valori fanno un unico valore, sociale. Garantiscono dignità e continuità nella vita. L'anziano che si comporta bene nella società dà esempio di una sopravvivenza dignitosa. Ecco Rampogna, si parlava ovviamente di valori e di trasmissione anche dei valori. Cosa un anziano alla società potrebbe ancora ovviamente trasmettere? Noi stiamo diventando sempre più anziani, sempre più vecchi, la città di Pordenone diventa sempre più vecchia e i giovani devono preparare questa città per gli anziani. Noi possiamo dare col nostro esempio, con la nostra attività, con la nostra presenza e con la nostra frequenza nei servizi sociali, sul volontariato, che io chiamo socialisticamente volontarismo, volontarismo laico, libertario, propositore, una cosa infinita, ecco, sul volontariato, nella famiglia e nella società. Ultima domanda, Rampogni, in politica un anziano che valori potrebbe portare nel 2016? L'ultima esperienza che ho avuto è stata l'altra sera quando c'è stata la riunione del cartello in cui io rappresentavo l'elemento più anziano. Il cartello? Ah, del partito? Sì. No, possiamo il cartello di Medellin che è in Colombia. No. Prego. Ecco,
ero il più anziano lì, e quindi possiamo dare ancora delle risposte, dare degli esempi estremamente importanti. Bene, come sempre Giovanni Rampogna, grazie, ci vediamo ovviamente al prossimo appuntamento. Eno Malmotto può farlo, può farlo. È mio? Sì. Vecchio, alza la testa, che il potere te la rompe. E se ce la fai anche se, sempre che... Beh, però basta, fine qua. Beh, non ci sono altre notizie. Da prima pagina abbiamo fatto un attimino tardi, tantissimi ospiti, tantissimi servizi dal Friuli e dal Veneto, ragazzi, è un telegiornale veramente completo, ne sono orgoglioso di avere questi collaboratori bravissimi. Agevoliamo il tutto, poi le altre notizie dal Friuli. Ah, vi ricordo che tra la prima e la seconda edizione va in onda Civico 37 ed è una replica, perché abbiamo avuto anche qui tantissime richieste, la replica relativa al ricordo del terremoto e della ricostruzione in particolare. Prego. Continua l'informazione su TPN, come sempre da Udine, accanto a me Aldevis Tibaldi, parleremo tra poco con lui per quanto riguarda le scottanti notizie che arrivano dal Friuli rurale. Prima però una notizia di cronaca che ci è appena giunta in redazione. Incidente questa mattina a Gorizia, lungo viale Terza Armata. Grazie ai colleghi, tra l'altro, del sito www.fogliogoriziano.com che gentilmente ci hanno girato la telefoto. Un 35enne albanese residente a San Canzian di Sonzo ha perso il controllo della propria auto andando prima a sbattere contro un muretto e poi capottandosi. Miracolosamente incolume, il 35enne è riuscito a uscire dal veicolo attraverso il lunotto posteriore e fuggire a piedi. Sul posto una volante del NORM di Gorizia che ha richiesto il supporto della pattuglia della Polstrada, che dopo mezz'ora di ricerche ha individuato il conducente e lo ha riaccompagnato sul luogo del sinistro. Le successive verifiche, udite bene, hanno permesso di accertare che il conducente stava circolando senza patente, che gli era stata sospesa per altre infrazioni al codice della strada. Andiamo a Cividale del Friuli, perché è stata allestita all'interno dell'ex stazione ferroviaria una bellissima mostra dedicata alla Grande Guerra. La Grande Guerra è Cividale, è visitabile il sabato e la domenica 9.30, 12.30, 15.18 a cura dell'Associazione Nazionale Alpini presso l'ex stazione ferroviaria della città ducale, la mostra con foto, pannelli, ricostruzione dei luoghi che dal 25 maggio 1915, giorno dell'entrata in guerra del nostro paese, al 28 ottobre 1917, giorno della rotta di Caporetto, tennero impegnati i nostri soldati durante le 12 battaglie del Risonzo. Al suo interno potrete vivere e respirare quei tristi e tragici fatti in arme, con la ricostruzione fedele della tregua sul Monte Rosso, la disposizione militare italiana nelle valli del Natisone, dell'Alberone e l'intera Slavia Veneta o Benecia, per strappare al nemico prima possibile quelle terre irredente. Il 20 maggio, giorno dell'arrivo del giro a Cividale, verrà inaugurata l'ala dove è stato realizzato il plastico che riproduce fedelmente l'intera tratta ferroviaria a scartamento ridotto che collegava la città ducale a Robic, avamposto italiano alle porte di Caporetto. I friulani si sa che si distinguono per la loro solidarietà, come è successo a Palazzolo dello Stella, il servizio. Un 6 al Super Enalotto da 53,2 milioni di euro ha portato, oltre al ricco premio per i vincitori, una donazione da 150 mila euro per la ristrutturazione della scuola materna di Palazzolo dello Stella in provincia di Udine, piccolo centro della Bassa Friulana dove la fortuna ha bussato 3 anni fa. Fu il 16 marzo 2013 quando a Palazzolo venne centrata la vincita milionaria aggiudicata a un gruppo di 40 persone che da 10 anni giocavano lo stesso sistema nella stessa edicola del paese. Dopo i festeggiamenti il parroco Don Samuele Zentilin fece presente la necessità di ristrutturare la casa del fanciullo, edificio che ospita l'unico asilo del territorio, e dopo 3 anni il gruppo di vincitori costituito in associazione ha fatto pervenire la donazione che permetterà di far partire i lavori.
Andiamo velocemente a Gorizia, nuova tappa dell'automoteca Bragagnolo che stavolta è arrivata in piazza Cavour per la donazione collettiva di sangue da parte dei poliziotti e del personale civile della questura di Gorizia. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Donatori Volontari di Sangue di Gorizia e dalla Polizia di Stato, ha raccolto numerose adesioni, tanto da dover rinviare alcune donazioni al centro trasfusionale del San Giovanni di Dio. Inoltre, la metà dei casi delle adesioni hanno interessato nuovi donatori, aspetto questo fondamentale per l'importanza della donazione del sangue per le sue diverse esigenze sanitarie. Aldevis Tibaldi, allora, l'ultima volta ci siamo visti, c'era tutto un caos, una frenesia incredibile, perché qui tra elettrodotti, tra scavi, acqua e... venne dire gran casino royale alla fine, no? Sì, a questo si è aggiunta questa notizia molto così apparsa su tutti i quotidiani e su ogni televisione, su questo rischio da pesticidi individuato dall'ISPRA nelle acque italiane. Incredibile, pesticidi nelle acque italiane. Sì, e in effetti i pesticidi ci sono. Il problema qual è? Il problema è che l'ISPRA ha fatto un'indagine negli anni 2012-2014 e poi si è tenuta nel cassetto l'indagine nonostante la pericolosità e l'ha fatta uscire l'altro ieri. Certo, beh, quando serve. Cioè. Due anni dopo. Famosi scheletri nell'armadio, viene da dire. Ecco, però due anni dopo perché? Mm. Perché guardi la strana coincidenza. È appena passata in Parlamento, è appena passata questa legge che sostanzialmente dà l'acqua in mano alle SPA. La leva a quello che doveva essere il conduttore del servizio, cioè l'ente pubblico, per darlo alle società private. Lei sa che c'era un famoso calciatore che faceva sparire la palla davanti al suo avversario e quando si accorgeva che la palla era sparita aveva già fatto gol. Era Sivori questo, ecco. Era. Non a caso Omar, che, Enrique. Sì, 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 che fece quando ero bambino, fece tre gol alla Triestina. Diciamo che la teoria di Sivori è stata portata avanti, sì, anche dai nostri politici. Questo è la, sì, verità. Allora, in questo abracadabra che salta fuori proprio alla vigilia dell'approvazione della legge approvata tre settimane fa in Parlamento, ebbene... A puzza di bruciato, ma non solo, guardi, la cosa incredibile è che costoro fanno delle analisi su un numero assolutamente disomogeneo di campioni. Faccia conto che in questi due anni hanno monitorato 12 campioni in tutto il Friuli Venezia Giulia sulle acque superficiali. Lei mi dica, in una situazione complessa, variegata, come quella del Friuli Venezia Giulia, 12 campioni non rappresentano un bel nulla. Beh, allora, le indagini sono state fatte, sa. Ho capito, ma queste sono le indagini tipo quelle che hanno italiane fatto i nitrati, attenzione, ma l'ISPRA è l'ISPRA, certo, è l'ente superiore al quale si rivolge lo Stato per avere la situazione. Senta, abbiamo ancora un minuto insieme a lei. Sì. Cosa succede adesso? Perché so che lei andrà a Roma abbastanza arrabbiato, no? Sì, io penso di, sto lavorando per scrivere una denuncia, proprio individuando il dolo e anche la strumentalità di questa indagine, che non scioglie nessun dubbio, crea solo un panico diffuso e badi bene, a un certo punto scrive che il programma di monitoraggio non è completo, che anzi sono saltate fuori negli anni recenti almeno 27 pericolose sostanze che non sono state, bene, individuate e monitorate. E allora lei ci annuncerà, annunzio vobis gaudio magnum, quando andrà a fare la fumata bianca a Roma. Sì, ma non c'è una grande allegria. D'altronde, sai, in Italia... E d'altra parte, senta, bisogna fermare gli spacciatori carnevale che vengono... tutto l'anno in Italia, Pechino, sì, e Baldanzosi, sì, via dicendo. Rimanga un attimo con noi, il promo, e poi torniamo in studio. Il gruppo radio televisivo Tele Pordenone ricerca personale specializzato e non per realizzazione e trasmissioni culturali, sportive, enogastronomiche per il Triveneto. Si cercano altresì ambo sessi per settore commerciale. Telefonare per colloquio in orario ufficio allo 0434 55 14 55 oppure inviate un'email a telepordenone@iol.it.
Andiamo a chiudere la pagina informativa, gentili telespettatori, con Rino Specogna del fronte friulano. Allora, no pos plui, perché? Punto di domanda. Ma diciamo questo, che stasera vorremmo parlare un attimino, fare il punto della situazione debito e crescita, cosa abbastanza importante, anche perché gli ultimi dati dell'Istat dicono che siamo cresciuti solo dello 0,5% il primo trimestre, mentre invece in realtà l'Europa è cresciuta nella sua globalità dell'1,7%. Il governo ha previsto una crescita dell'1,2% all'anno, quest'anno invece l'Europa probabilmente crescerà molto di più. Nel 2015 l'Europa è cresciuta del 2,5%. Diciamo questo, che neghiamo quello che dice il governo. Il governo dice che il problema non esiste. Ma senta, ma è giusto secondo lei ridurre il debito con questi risultati? Ma il debito si può ridurre non con l'austerità, secondo noi, ma con la crescita. Lo spread, tant'è vero, sta con l'austerità se ne sta andando e si sta alzando. Siamo passati da 116 a 129 lo spread rispetto ai tedeschi. Non solo, ma mentre l'Europa, come dicevamo, nella sua globalità sta crescendo, tutti gli altri paesi mediamente fanno un 2,2%, noi abbiamo previsto un 0,8% per il 2016. E la domanda nasce spontanea, è solo colpa dell'Europa questo? Ma io direi proprio di no, vedendo questi dati, anche perché se andiamo a confrontarci con gli altri paesi, scopriamo che nel 2015 l'Irlanda ha fatto un più 7,8%, scopriamo che la Spagna ha fatto un 3,2%, l'Olanda è un 2%, la Germania 1,6% e perfino il Portogallo 1,5%. Come mai loro, che addirittura Irlanda, Portogallo e Spagna erano dei pigs, quindi erano a livello, diciamo, di default quasi, erano prossimi al default, ecco, e noi facevamo parte anche di questa struttura, sono cresciuti più di noi? Certo. Ma perché sono cresciuti più di noi, secondo lei, adesso, senza fare tanti giri di parole? Ma diciamo che mentre noi siamo andati in austerità e senza idee, linee guida e concetti chiari per riforme, questi hanno affrontato un discorso con riforme strutturali che gli hanno permesso di crescere in competitività e anche in aree, spazi, cioè, dove la concorrenza, senta, possiamo, è molto limitata. Possiamo dire che questi, rispetto all'Italia, hanno tolto l'alibi, nel senso che loro, pur essendo facenti parte, mi scusi, della comunità europea, dell'Unione Europea, comunque si sono date una regolata lo stesso, senza avere l'imposizione dall'alto, vedisi Italia, dove stando a 90 sono riusciti a fare lo stesso le cose, perché noi purtroppo siamo già a 90. Questi invece almeno sono a 60, viene da dire. Ma loro innanzitutto hanno tagliato le spese, cosa per noi almeno improponibile a livello politico in Italia. No? Poi noi siamo dell'idea che come Italia non dovremmo andare a scontrarci, a cercare concorrenze, cioè l'operaio italiano non può costare come un operaio cinese, come un operaio indiano, quindi dobbiamo cercare di attrarre investimenti dove in realtà non c'è concorrenza, certo, e dove possiamo avere quasi il monopolio. Abbiamo ancora 30 secondi, Specogna, ma riusciremo secondo lei a rialzare la testa e tornare a fare gli italiani? Ma io direi di sì, però dovremmo puntare su sicurezza, sicurezza personale e anche pubblica, legalità, cioè giustizia certa, chi investe in Italia deve essere sicuro di avere la giustizia. Poi non dobbiamo dimenticare che nessuno ha investito su 8.000 km di coste, di cui 4.000 balneabili, certo, e un'agricoltura che adesso c'è anche il Cibus, quindi abbiamo una possibilità illimitata di crescita. Bene. E quindi di saldare. E dobbiamo andare avanti e chiudere i conti, insomma. Grazie a Rino Specogna per la sua partecipazione. Il gong, come si dice, è suonato. Grazie a voi, gentili amici e amiche, per la visione e l'ascolto. Non cambiate canale, perché, come sempre, l'informazione su TPN continua con, dopo il break, con le ultimissime dal Veneto.
continua l'informazione di Telepordenone, dunque anche dal Veneto. Accanto a me Lucio Leonardelli, già parlamentare di Forza Italia. Buonasera, buonasera Leonardelli. Parleremo di politica locale anche a fronte di quanto sta avvenendo nel Porto Gruarese, ma non tralasceremo anche quanto è avvenuto oggi a Roma. Apriamo subito però con il tema del giorno, ossia la tematica migratoria, con la tensione alta in quel di Conetta. C'è stata una dura presa di posizione del governatore del Veneto Luca Zaia, preoccupato proprio per quanto sta avvenendo nel veneziano ma anche in provincia di Treviso. Ebbene, anche da Roma non sono mancate le dichiarazioni, in particolar modo del parlamentare veneto del Movimento Fare Emanuele Prataviera, che dice a Cona: in atto una rivolta per sovraffollamento, si cominci con i rimpatri forzati per i non aventi diritto all'asilo politico. Due le notizie allarmanti, dice Prataviera: una è la rivolta promossa da un centinaio di profughi del centro di accoglienza di Cona e il possibile arrivo in Veneto di ulteriore 1000 richiedenti asilo politico. Sono trascorsi, dice l'esponente, pochi più di 15 giorni dalla mia visita in veste di sindacato ispettivo al centro di accoglienza di Conetta, dove ogni mese entrano più di 500.000 euro per il mantenimento di oltre 500 immigrati. Volevo rendermi conto, dice, delle condizioni generali di gestione del centro e capire in percentuale quanti immigrati potevano giungere da zone effettivamente di guerra e quanti invece i migranti economici. E questo è il vero nodo della questione, dice, perché la differenza tra i due status è sostanziale, sostanziale, perché se non hai diritto all'asilo politico il rimpatrio forzato deve essere immediato. Cambiamo argomento. È partito da Venezia il primo treno pilota del Fresh Fruit Corridors, che vede impegnata l'autorità portuale di Venezia, lo spedizionere VLS Veneta Lombarda e l'operatore ferroviario Rail Cargo Austria nella realizzazione della prima catena logistica per i container refrigerati e le merci deperibili destinate ai mercati europei. Un sistema interamente intermodale che fonde assieme per la prima volta nave e treno, cofinanziato dall'Unione Europea con 10 milioni di euro. Ebbene, nella parte generale vi abbiamo parlato della bandiera blu a Bibione, ma non è solamente la località dell'Alto Adriatico che può fregiarsi di questo importante riconoscimento, perché le spiagge veneziane si sono confermate ancora una volta come meritevoli di questo importante riconoscimento, sia la bandiera blu. Ecco quindi le località top, che sono, come detto, Bibione, ma anche Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavarino Tre Porti, Lido di Venezia, Chioggia, Sottomarina, una costa veneziana che ogni anno raggiunge la bellezza di 6 milioni di turisti. Innovazione tecnologica, il Veneto al primo posto nei pagamenti telematici. Cerchiamo di capirne di più nel prossimo servizio. Con il progetto MyPay, il Veneto è al primo posto in Italia per numero di pagamenti transitati attraverso il nodo nazionale dei pagamenti telematici PagoPa. È il Corriere Comunicazioni a evidenziarlo facendo delle anticipazioni sullo stato di avanzamento dei pagamenti in modalità elettronica verso la pubblica amministrazione a livello nazionale. Nei primi tre mesi del 2016 le operazioni di pagamento effettuate tramite PagoPa sono state 135.929, con particolare riferimento alle scadenze del bollo auto. Nel loro complesso le transazioni in Italia si sono concentrate su tre enti creditori: la Regione del Veneto con il 36,7%, il Ministero della Giustizia con il 22,9% e la Regione Piemonte con il 17,8%. MyPay, dicono dalla Regione, è per noi un grande orgoglio e già altre regioni ce l'hanno chiesto in riuso. Con il pagamento dei bolli auto avviato dal 1 gennaio scorso abbiamo registrato più di 45.000 transazioni già a marzo. Le pubbliche amministrazioni venete che aderiscono al sistema di pagamenti sono oltre 400 e di recente questa innovazione è stata introdotta per la prima volta anche in Veneto e tra le prime realtà della sanità pubblica in Italia anche dall'ULS numero 17 di Monselice Este nel Padovano, che ha scelto di utilizzare MyPay per i pagamenti delle prestazioni sanitarie, in particolare esami di laboratorio e visite specialistiche.
Ed ora una notizia davvero particolare che arriva da Vicenza, un impegno urgente prorogabile durante l'orario di lavoro, magari legato alla gestione dei figli. Il problema per i dipendenti proprio del comune Berico si risolverà nel prossimo futuro con un semplice scambio di ore tra colleghi. Il favore potrà poi essere tranquillamente restituito nei giorni successivi. Il progetto è contenuto nel piano delle azioni positive per il personale municipale per il triennio 2016-2018 approvato dalla Giunta Municipale. Auditorium del Centro Culturale di San Donà di Piave, gremito di oltre 300 persone per l'incontro organizzato dal controllo del vicinato sulla sicurezza domestica, ha presentato il nuovo progetto, ma anche il servizio della Ladro Map, una mappatura georeferenziata delle aree dove si sono svolte attività delittuose. È la risposta a questa dei cittadini che si mobilitano in sinergia con le forze dell'ordine per cercare ovviamente di sventare furti e aiutarsi l'un con l'altro. Presente ovviamente autorità cittadine, relazione del capitano Dario Russo, comandante della compagnia dei carabinieri di San Donà di Piave, sulle metodologie operative delle forze dell'ordine e sulle misure di buonsenso per prevenire furti e truffe. Presentazione ovviamente poi anche da parte di Walter Codognotto, referente dell'Alto Veneto per questo controllo del vicinato che sempre più sta coinvolgendo non solo il San Donatese ma anche altre numerose realtà della città metropolitana. E con noi anche Lucio Leonardelli, dunque, come presentato in apertura, parliamo di politica. Innanzitutto Leonardelli, le chiedo un commento su queste unioni civili che oggi sono passate alla Camera. In molti parlano di svolta per quanto concerne l'Italia. Lei che cosa ne pensa? Ma è indubbiamente una questione estremamente complessa per la quale ci vorrebbe sicuramente più del tempo che abbiamo a disposizione per parlarne. Diciamo che oggettivamente bisogna ammettere che noi eravamo in una posizione abbastanza fuori rispetto a quella che è la situazione che in molti paesi civili, per cui tutto sommato potremmo dire che ci siamo anche allineati, se vogliamo, a quelli che è un po' la maggioranza ormai dei paesi civili rispetto a questo tema. Quello che non mi è piaciuto a me personalmente è il fatto di aver messo la fiducia, perché credo che una questione come questa vada affrontata in modo più ampio. È vero che se ne parlava da tempo, è vero che c'è stata un'ampia discussione soprattutto al Senato su questo tema, però la fiducia vada messa in temi squisitamente diversi, non laddove, come poi del resto lo si è visto anche in fase di votazione, laddove c'è ampia libertà di coscienza, perché la fiducia in questo caso va data al governo rispetto a un tema, questo peraltro era un tema che non era oggetto di programma di governo a suo tempo, quindi sicuramente la fiducia è stata inappropriata. Cambiamo argomento, un minuto sulla politica nel Porto Gruarese, anche a fronte della formazione di questo nuovo gruppo consigliare a Porto Gruaro. Lei crede, come molti dicono, che la maggioranza sia in difficoltà oppure no? Anche se a fronte del bilancio, insomma, abbiamo visto come la stessa sia compatta, ma insomma c'è molto fermento. Io non penso che ci siano difficoltà per la maggioranza, nel senso che, pur senza entrare nelle dinamiche che hanno determinato la nascita di questo gruppo misto, che può anche peraltro un fatto anche abbastanza inedito, se vogliamo, rispetto a quella che è la politica di Porto Gruaro in questo caso, perché non è mai avvenuto, quindi certo. E questa è anche una novità in senso assoluto. E quindi senza entrare nelle dinamiche che hanno portato questo, credo che la maggioranza tutto sommato, e mi pare che il consigliere Barro lo abbia detto, abbia fatto in un certo modo chiarezza, ma non tanto perché c'erano delle situazioni abbastanza da chiarire, probabilmente io ovviamente non sono all'interno dell'amministrazione, quindi non so quali possono essere state determinate situazioni, però è pur vero che era un po' di tempo che c'erano delle situazioni abbastanza poco chiare. È stato un bene che quindi siano emerse. A questo punto, è stata fatta appunto chiarezza in questi termini. Bene. Penso che la maggioranza, tutto sommato, abbia i numeri per poter andare avanti. Importante, secondo me, e chiudo,
questa brevissima riflessione. È importante che adesso, passato il primo anno, se vogliamo, di rodaggio, e si cominci a fare anche quella che è un po' un'azione di strategia a più ampio respiro, probabilmente c'è, ci sarà, credo, ma questa è la mia considerazione dall'esterno, una strategia di più ampio respiro che veda anche il futuro di Porto Ruaro e che veda avanti, e che alla fin fine si possa anche pensare ad una Porto Ruaro, come dire, fra 4 anni, non tanto proprio la Porto Ruaro del domani. Questo grazie, secondo me, grazie, grazie a Lucio, grazie Leonardelli per essere stato con noi. Ed ora un'intervista, reduce dai campi di prigionia, si racconta in questo servizio Bruno Tavoso, ultra ottantenne della città dell'Emene, intervistato dal collega Rosario Padovano. Sentiamo. Signor Bruno, che cosa si ricorda di quel frangente? Che cosa possiamo raccontare ai giovani di quel periodo brutto? Perché era un periodo brutto, no? Sì. Dico, se uno che è d'accordo, racconta da quando che mi cacciapà in prigionia. Quando che le cacciapà? Quando l'hanno presa in prigionia e dove? A Pola. A Pola, in Istria, che all'epoca era Italia. Era del battaglione San Marco. E chi l'ha catturata? I tedeschi? Là, che gli era 30 o 40 mila uomini italiani, fra marinai, fanteria, artiglieria, battaglione San Marco e il resto. Certo. Tedeschi ce n'era un centinaio. Alle scuole Olini, in caserma alle scuole Olini tedeschi. Sì. Cioè, poi erano pochi. Erano pochi. Vi hanno teso un'imboscata. No, però, se i nostri ufficiali li fosse tre al suo posto, neanche quei 20 o quei 100 tedeschi che erano là, li faremmo fuori poi, perché... Però il battaglione San Marco è arrivato a tentare a fare resistenza, perché era l'Istria... Ma Bruno era dopo l'8 settembre, immagino? Sì! Ok. L'Istria, sai, è fatta a punta, in fondo la punta del Medolino. Medolino, certo, una scaletta. Medolino, la carriera che andava per battaglione San Marco. Lei era collegata della strada, adesso era un'isola. Sì. Ecco, noi abbiamo tentato da fare resistenza al battaglione San Marco. Beh, eravate 40.000. Sì, ma che si è mosso il battaglione San Marco, perché dei sottufficiali che erano di quelli che avevano già passato dall'altra parte? No, io ho passato, che era il consolato, avevano il consolato in Cina. Sì. Che era chiamato pretetorato quella volta. Sì, certo. Ecco, e che presidiava il pretetorato in Cina, era quindi potevano. Cambiamo argomento, un codice rosa per le donne vittime di violenza, lo istituisce il pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia per completare un protocollo ad hoc che unisce ospedale e territorio nella totale presa in carico della donna abusata. Secondo la direzione sanitaria sono 200 le donne che si sono rivolte al servizio di emergenza e urgenza di Chioggia. La nostra rete televisiva intende dare vita ad uno stage per addetti al settore commerciale. I 5 migliori saranno assunti dalla nostra rete per operare nell'intera regione Friuli Venezia Giulia e Veneto. Cerchiamo persone ambo sesso con grinta e volontà di operare in un ambiente giovane. Le persone interessate potranno telefonare in orario d'ufficio lasciando le proprie generalità e numero di telefono, scrivendo una mail all'indirizzo telepordenone@iol.it oppure chiamare lo 0434 55 14 55. Non ci sono altre notizie, grazie a voi tutti per averci seguito. Si chiude qui l'informazione di Telepordenone. A voi tutti un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Giovedì, molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche consistenti, soprattutto nella prima parte della giornata e sulle zone centro-settentrionali. Parziale diradamento dei fenomeni e possibilità di qualche schiarita a partire dalle ore centrali su parte della pianura. Temperature massime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane. Venerdì, nuvolosità alternata a schiarite
con probabili precipitazioni locali o sparse di minore entità rispetto ai giorni precedenti. Temperature massime in calo. Grazie per l'ascolto. Fine bollettino.